Ehi là, ciurma, io sono Mazzia Testa e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Come al solito non mi ricordo assolutamente più nulla di cosa dovessimo fare, a parte il fatto che dobbiamo picchiare quale fattoria azteca, ma non ho tanta intenzione. Allora, volevamo andare in questo coso qua, ma abbiamo visto anche queste rovine qua. Allora, fermiamoci, perché altro non si può fare. Allora, caccia. No, aspetta, di medicine come si è messo? Si è messi malissimo di medicine, no? Signor Tizio, tu devi erboristeriare. E... Ah no, che perché l'altro stava male, per cui... Allora, nulla, mettiamo lui, così Zaraga può... Cioè, Alvarado può... Cacciare. Intanto sta male quello che... È tutto fare. E non è un problema. Cioè, lo è, ma fino a un certo punto. Assegna tutti, abbiamo poche provviste e ne consumeremo un po', ma vada. Allora, 10 di carne. Ok, e Zarg è migliorato, ma non è di eccezione piccata. Allora, scusatemi, dov'è poi questo famoso famigerato Cairn? Ah, è là. Ma c'è una strada abbandonata qua, che cos'è? È una strada che va in su. Oh. Allora, andiamo a prendere questo cairn e magari anche il cinghialino, già che ci siamo. Questo è un altro passo di montagna, oltre a quello di là. Ok. Che ne dite se procediamo un po' in questa direzione? Mi sembra una buona idea. Almeno da mostrare tutta la zona che c'è qua sopra. Ok, se ci dovesse essere qualche altra roba. Mi sa di no, però. E qua dobbiamo accamparci per forza su strada perché c'è poca roba. Conta come strada? Sì, sentiero, Allora. Abbiamo trovato quel maialino. Lui sta ancora male. Allora, tu conserva e... Tu anche conserva e la doppia la diamo a te. Abbiamo trovato 14 carne, ma... Toppe. Ok. No, aspetta, è guarito. Ha migliorato le sue condizioni, ma cosa vuol dire? Che è a posto o che... No, lieve bruciatura ancora. Ma già, tutto questo solo perché si è messo a fare delle trappoline così... Nel suo tempo libero. Cosa vedo nei miei occhi? T'ho sgamato. Sempre bene spostare un po' la camera perché 214, molto bene. Ok, non c'è altra roba qua, non dovrebbe esserci. Come si è messi a tesori? 4600, ci siamo quasi. Prendiamo anche queste erbe, già che ci siamo. Ah, deve fare tutto il giro. Facciamo tutto il giro, scusa dire. Fretta non ce n'è. Per ora. Anche perché lui sta male come non so che cosa. Allora, 13 su 14. Conserva, non conserviamo. Facciamo no, che a te ne diamo due. Tu, allora, caccia. E tu, caccia. Medicina, ne abbiamo poca, quindi lo lascio a... Ok, si è rimesso completamente, ottimo. 10 di carne è positivo perché... Ok. 5 erbe. Come siamo di medicine? Solo 68. Ne avremo bisogno qua di medicine ancora. Abbiamo spese tutte la... No, perché abbiamo speso tutto questo? Non abbiamo venduto medicine all'ultimo villaggio, sì. Mi sembra di no.
Dov'è che... Ah, ok. Qua ci sono le rovine, ma possiamo fare qualcosa? Forse solo accampando. Ah, c'è un tesoro qua dietro però. Tanto dobbiamo accamparci. Non c'è niente di contestuale, no. Boh. Magari succederà qualcosa più avanti. Allora, lui era il nostro inventore che stava facendo degli aculei, se non ricordo male, prima che gli esplodesse tutto in faccia. E gli altri li lasciamo così. Solo 5 di carne, mannaggia. Non è molto buona questa cosa. Beh, appena rientriamo di medicina... No, scusa, come si è messi... 3, allora, ancora 1 e 1, direi. Centottantasette vuol dire che non ci arriviamo ancora. No. Per 100 rotti. E a questo punto mi sa che dobbiamo andare per forza a picchiare. Ah no, abbiamo un cairn qua sotto. Niente, rimaniamo ancora. Andiamo dal cairn prima. No, però segue questa strada qua, quindi dobbiamo andare di qua. Accampiamoci qua, così domani prendiamo quell'affare là. Sì, tu continua a fare degli aculei, ok. 10 di carne, va bene. Cioè più o meno. 2 di olio, ottimo. Allora, qua dov'è che è questo affare? Giù di qua. Ma giù di qua dove? Ah, è là. Ok, l'ho visto. No. Non voglio usare nessun equipaggiamento. Ci fermiamo qua per la notte. Anche se siamo sul sentiero. No, allora tu non devi sviluppare quella, ma devi farmi una barricata. E poi... Boom. Sì, farei un'altra lanterna, ma non abbiamo più olio, se no. No, ho sbagliato, non ho assegnato la carne. Vabbè. Medicina ancora si è messi male. Cioè male no, però siamo ancora lontani dal centinaio. Traccia mappa di lago. C'è un lago dove? Ah, qua c'è un altro luogo di interesse, però andiamo a prendere prima i cosini qua. Cos'è? Metallo. Ah no, è quello lassù, il cairn che indicava. Ah, qua c'è un lago, eh. Ma quella là sotto è Teotihuacan? Tenochtitlan, sì. Ed è pieno di cairn qua nei dintorni. Facciamo che fare un giro dei cairn prima di... Accampamento spagnolo? Abbiamo visto questo? Forse no. Forse no. Ma facciamoci un giretto del lago, già che ci siamo... No, bene, allora, fermiamoci qua fuori ad accamparci un attimo. Poi andremo in là a vedere se troviamo qualcosa. Allora, no, tu non sviluppare più niente né inventare più niente. Vai a cacciare. Tu invece vai di pattuglia. E razioni stavolta diamole giuste. Ok. Medicine ancora ci servono. 10 di carne, 7 di medicine. E siamo 96, prossima notte dovremmo essere a posto. Ah, qua c'è un cairn. Mappa del lago. Ah, qua c'è. Fare. Ah, qua c'è gente, non voglio andare con la gente io. Allora, prendiamo la cassa.
Ci sarà dell'altra roba sotto probabilmente. Ma noi forse non possiamo passare là. Non ora, almeno. Razione una di carne a tutti, sì, ma non ne abbiamo abbastanza. Ha trovato 4 di olio, molto bene, così possiamo fare delle altre lanterne. Solo 10 di carne però. A meno che non ci sia da fare il giro di là sotto, boh. È un lago ben piccino. No, non pensavo di fare tutto questo giro qua, vabbè. Allora, basta con le medicine che siamo a posto. Lui di invenzioni non ne vogliamo più, siamo piano. In realtà sì, vogliamo delle invenzioni, vogliamo un'altra lanterna, visto che abbiamo olio. Ha trovato uno di equipaggiamento, ottimo. Una lanterna. Oh, Irwenes, prenditi un altro equipaggiamento. Brava. No, aspetta. Mettiamo tutto sulla difesa prima e poi sull'attacco. Ok. No, qua non vedo niente. Ah, della carne. La carne sarebbe perché siamo... Non dico che stiamo finendo le scorte, ma poco ci manca. Cioè, sono molti giorni che non stiamo mettendo niente da parte. Qua. Ah, ok, qua sotto l'altro luogo di interesse. Ok, l'ho visto. Allora, campamento. Lanterne basta, perché sopra finiamo l'olio, quindi tu vai a cacciare di nuovo. Allora, carne a tutti. E ne avanzano 7. Proprio quello per cui ci vuole lui. E abbiamo trovato solo 5 di carne. Mannaggia, ma perché la volta che mettiamo conserviamo della carne non troviamo nulla? A cui siamo del lago? Ce ne mancano ancora. Consolida la mappa, ok. Adesso possiamo anche tornare su, diciamo. No, no, non voglio passare di là. Vedi, quello stava già per attaccarmi. Consiglio la mappa di lago. Vada. No, aspetta, di carne. Una di carne a tutti, 10 di carne, 50 di esperienza, 4 di medicina. Quanto abbiamo di esperienza? 5,60, non credo abbastanza per far salire di livello 1 a veterano. Per cui continuiamo a salire in su. Abbiamo fatto un po' di... Questi non ci vogliono bene. Allora, razioni. Carne a tutti. Solo 11. Là c'è una cassa. Mi sa che ormai è destino, dobbiamo andare dalle fattorie. Aspetta, prendiamoci le erbe. Che male non fanno. C'è altra roba qui vicino, delle altre erbe. No, non andiamo fin là, dai, concludiamo il discorso. Salviamo il dubbio, perché non mi piace tanto sta situazione. Questa situazione. Sovrascriviamo, sì. Un'area piuttosto estesa lungo la strada che da Tenochtitlan porta a nord è stata adibita a terreno agricolo. Non sembra particolarmente fertile.
ma apparentemente rende abbastanza da coprire il fabbisogno di gran parte della città. I contadini sembrano stanchi e affaticati, eppure si comportano in modo amichevole con voi. Alcuni si offrono di scambiare con medicinali e preziosi il loro cibo in eccesso, se ne avete bisogno. Allora, hanno pochi tesori in realtà. Però hanno una richiesta alta. Venti di medicina per 200 tesori è mo molto alto. Me ne darebbero 300 in un altro posto. E quante razioni ci dai con medicina? Anacora ti tira per la manica. Capitan, capisco il vantaggio strategico di radere al suolo le fattorie, ma possiamo almeno lasciare andare queste persone? Sono solo contadini, non sono nemmeno armati. Pedro Alvarado si lascia scappare una risata di scherno. Un'idea un po' ingenua, non credete? Sono aztechi, correranno dalle guardie più vicine e chiederanno loro di salvare le fattorie. No, chiuderemo loro la bocca adesso per non dovercela vedere come guerrieri esperti più tardi. Rafael Lopez borbotta. Correranno dalle guardie, allora non dobbiamo massacrare dei civili, siamo perfettamente in grado di vederci con dei guerrieri aztechi. Direi la seconda, dai. Prepariamoci per un contrattacco, non voglio uccidere i contadini. I tuoi uomini si allineano e si spostano nella piccola comunità agricola, appiccando il fuoco alle case e sparando colpi in aria per spaventare i contadini, che terrorizzati scappano nei campi. Quando tutte le fattorie sono in fiamme e il fuoco sta estendendosi le colture, un gruppo di guerrieri aztechi arriva dalla campagna, guidato da un guerriero aquila. Le tue truppe li avvistano e hanno tutto il tempo per raggrupparsi e prepararsi al combattimento. E speriamo che non sia una roba difficilissima. Allora, perché secondo me è tosta. Perché la cosa facile era quella di ucciderli tutti. Ma non avevo voglia. Andiamo in battaglia. Allora, elimina tutti i nemici. Sono 7. Ok. Almeno sembrano 7. Sì. E che tipologie sono? Allora abbiamo sergente campione, sergente guerriero, veterano trappoliere, veterano guerriero, uomo d'arme guerriero, veterano sciamano, veterano trappoliere. Ok, i nostri invece non abbiamo nessuno di questo livello qua, sono tutti veterani, non abbiamo nessun sergente. Allora, dove possiamo metterli qua. O più vicini. No, io li terrei così lontani. Facciamo sprecare agli altri tutto il movimento. Rilavanti sarebbe tanto avanti. Ma i cannoni, scusa, com'è che funziona? Posso. Non posso sparare, devo metterli adesso. Fase di. Ah, devo posizionare il cannone. Lo posizioniamo qua, proviamo. Ah, ok, adesso che è posizionato possiamo prendere la palla di cannone e danneggiare tipo così. 5 esagoni intorno. Proviamo. No, è troppo lontano.
Immagino. No, allora aspetta. Togli. Avanziamo, ma non troppo. Ce l'abbiamo qualcuno a vista? No, fuori rango. Allora, però possiamo mettere questo, vero? Ok. Quest'altro anche. Questi non possono. Questo neanche. Allora, tu stai qua dietro. E diciamo così. E boh. Ah, no, non lo difendi, però se fai l'affare che si avvicina non lo spara. Mi sa che nessuno si avvicina così tanto comunque. Lo sciamano sarebbe utile tirare giù il più in fretta possibile. Questi hanno linea di tiro. 73%, 0%, 39%. Andiamo su di lui, dai. Questo no, ma adesso sì. Bene. E l'ha curato, ovviamente. Perché si fa la bomba fumogena intorno? Che tanto mica vado là a sparargli. Era meglio usare l'altra azione, quella del se si avvicina o non spara, perché sennò. Aia. Facciamo. Vai. Vai. Sì, vai. Tu stai qua. Aspetta, allora, il medico riesce a curare.
tizio qua. E puoi andartene. Non proprio, ma almeno nasconditi qua dietro. Ok, il cannone. Questo lo vede. Lo proviamo. Proviamo, dai. Non ha fatto male a nessuno. Neanche quello. Niente, sprecato. Non è che conviene così tanto per quanto costa fare palle di cannone. Aia! Dovevo mettergli difesa perfetta su di lui. Pure avvelenato. Quello fa di nuovo ad area. Oh, niente. Non è per niente buono. Tra l'altro il video sta venendo lunghissimo. Allora, cosa facciamo? Andiamo su. Sullo sciamano. Aspetta, tu riesci a lanciare il coltellino? Sì. Tu fai che stordire questo così il medico può andare senza problemi a curarlo e andarsene via. Siamo qua e qua. Così quello dovrebbe avere lo svantaggio. Quello non è messo benissimo, però. Spero che. Ah! Possa sopravvivere il prossimo turno, in realtà magari no. Non me l'ha tirato giù. Per fortuna. Due fallimenti. Allora, tu intanto vai a curare di brutto lui. Che ha messo tutto tranne che bene. Ah, tu vai su questo. Aspetta, tu vai su questo. Ok. Così tu puoi andare su di lui e stordirlo. E tu così almeno puoi andare su questo. E tu anche. Agito, 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 agito. Tu avanza. Ciao con lui, aia. Aia. Ecco, il correggicolpo può essere comodo per quelli che fanno i due attacchi, effettivamente, perché su tutti e due continua a correggere il colpo. Aia. Medico, riesci a salvarmene uno? Al medico mi sa che conviene che salvi questo. L'altro è praticamente andato. Allora, tu vai su questo.
Riesce a stordire? No, lui neanche riesce a stordire. Però conta come azione d'attacco quell'altra. Allora vediamo se l'altro non mi fa l'attacco d'opportunità. Ok, non l'ha fatto. Ok. Mi schiava, piace il capo, ma tu devi andare a colpire e colpire forte. Aia! Cioè, correggi colpo 3. Ad area. Ecco, andato, ti pareva. Medico, tiralo su per piacere, medico, tiralo su per piacere. Con quanta poca vita. Non secchi, vero? Sì, ok. Allora tu vai là. Ok, allora, tu vai in faccia a questo. E tu anche. Questo è appena risuscitato, per cui direi che anche no. No! Di veleno ci è caduto. L'avrei tirato su. Ok, quella è andata. Mi spiace che non posso ritirare su quell'altro. Però è rimasto giù per poco. Mannaggia, 4 di equipaggiamento abbiamo perso. Vabbè, io direi che per questo episodio è tutto. Aspetta, nonostante gli aztechi siano ben preparati ed equipaggiati, riesci a sbaragliarli e a portare le tue truppe alla vittoria. Era un po' difficile, però. Per 27 di oro. I tuoi uomini depredano cadaveri e carri. Prima di andare, seppellisci le persone colpite nei boschi vicini per assicurarti che questo episodio non possa essere attribuito a te. Mi hanno visto i contadini. Cosa dici? Vabbè. Obiettivo aggiornato. Obiettivo aggiornato che abbiamo completato. E ritorno a Xalapa. Ok, dobbiamo tornare lassù. I cani dei sentieri mancano. Ah, no, c'è l'accampamento spagnolo che abbiamo lasciato per aria. Voglio solo. Riusciamo ad andare veloce prima di chiudere l'episodio. A vedere cos'è questo accampamento spagnolo nel nulla che ci siamo persi. Ah, qua sono tutti da curare, per cui allora tu. Una di carne a tutti intanto. Tu stai con me, tu stai con Alvarado. Ok. Riparare l'equipaggiamento rotto un'altra volta anche. Conserva? Non ne abbiamo delle conserve. Si è messo completamente, si è messo completamente. 10 unità di medicina. Ah, dobbiamo dare l'equipaggiamento a quelli che l'hanno perso. 660, possiamo far salire di livello qualcuno. Iruenes. Allora, togli qua. E togli
togli qua perché qua Quintero ne ha persi due e Echeverria anche. Ok, qui dovremmo far salire di livello 1. Dov'è questo accampamento spagnolo, punto interrogativo? Questo, no, là è la cittadina che abbiamo visto. Ah, qua. Allora, tu sei una guardia e stai di guardia. Tu sei una pattuglia e ripara l'equipaggiamento. Tu vai a cacciare, abbiamo bisogno di medicina. Quindi tu cacci, ma l'altro medicinizza. Carne ne abbiamo? Non ne abbiamo. Infatti siamo sotto. Abbiamo perso 33 razioni. Però abbiamo recuperato due di equipaggiamento che diamo a Iruenez. E questo è il campamento spagnolo. Allora, per non fare casini, guai, ok, direi che salviamo qua e ci vediamo al prossimo episodio, anche perché è durato molto 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 a lungo questo episodio. Vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.